In occasione della giornata mondiale del diabete, l'ASL di Piacenza ha organizzato un check-up sotto un gazebo sul pubblico passeggio, dove sono stati effettuati controlli gratuiti e colloqui informativi, anche perché il diabete è ormai una vera e propria epidemia. A Piacenza la percentuale di persone col diabete è tra le più alte, perché siamo vicino al 7%, ma a livello mondiale c'è un aumento progressivo, per cui si parla di epidemia diabete proprio per questa prevalenza sempre maggiore della malattia. I motivi per cui c'è questo aumento sono legati soprattutto allo stile di vita, all'alimentazione non corretta, alla scarsa attività fisica e allo stesso aumento dell'età delle persone, per cui c'è con l'aumento dell'età una probabilità maggiore di diventare diabetici. Oggi noi facciamo un controllo della glicemia capillare e facciamo un questionario per valutare la probabilità di rischio che una persona ha di diventare diabetica, quindi si parla soprattutto di prevenzione per individuare le persone maggiormente a rischio sulle quali poi intervenire soprattutto attraverso modifiche dello stile di vita per prevenire la malattia. Un'iniziativa che ha riscosso grande successo. Nonostante il maltempo, in 4 ore più di 300 piacentini hanno visitato il centro informativo.